La cultura del privilegio non è altro che la cultura della legalità, l'articolo originale sull'indipendenza, ma anche sul movimento libertario. Molte persone pensano che la cultura del privilegio possa essere cambiata scegliendo le persone più competenti, motivate e capaci, una scelta comunque arbitraria. Ma queste persone non hanno capito che cos'è la cultura del privilegio. Il privilegio infatti è una legge speciale fatta per uno o per pochi, un vantaggio concesso a una persona o a un gruppo e da cui sono esclusi tutti gli altri. Il privilegio quindi è una legge speciale, un vantaggio, che dà un vantaggio a persone o gruppi particolari. Ciò che rende possibili i privilegi quindi sono le leggi speciali, cioè il positivismo giuridico. Cioè la legge Fiat, i provvedimenti particolari decisi dall'autorità legalmente costituita secondo le procedure burocratiche previste. Quindi se il potere politico vuole concedere un privilegio, basta che approva una legge Fiat. Se trova ostacolo nella Costituzione, allora si tratta di modificare la Costituzione. Quando la Corte Costituzionale bocciò il lodo Alfano, che prevedeva la sospensione del processo penale per le quattro più alte cariche dello Stato, la bocciò perché violava l'articolo 3 della Costituzione, cioè l'uguaglianza davanti alla legge. La Corte disse che il lodo Alfano, per essere approvato, doveva essere inserito come legge costituzionale. Quindi violare l'uguaglianza davanti alla legge va bene, basta che a violarla sia la stessa Costituzione che dovrebbe difenderla. Così come accade con la progressività fiscale, che in nulla differisce dal lodo Alfano sul piano dell'uguaglianza davanti alla legge. Infatti, in entrambi i casi, l'autorità fissa un criterio arbitrario che è il livello del reddito oppure la carica ricoperta e sulla base di questo criterio forma categorie arbitrarie di cittadini, chi ha una carica pubblica maggiore di X oppure chi ha un reddito maggiore di X. E poi tratta allo stesso modo le persone che ha raggruppato in una stessa categoria, ma, e qui c'è la disuguaglianza di fronte alla legge, in modo diverso, tratta in modo diverso persone che ha raggruppato in categorie diverse. Quindi il lodo Alfano tratta diversamente il normale cittadino oppure una delle quattro cariche massime dello Stato, così come la progressività fiscale tratta diversamente individui che hanno redditi diversi. Dunque l'essenza della democrazia è che la discriminazione va bene, basta che sia la maggioranza a discriminare. Oggi il positivismo giuridico è in vigore in tutti i paesi dell'Europa continentale e anche nei paesi anglosassoni la legge scritta, la legge Fiat, scritta dalle leggi amministrative sta prendendo il sopravvento sulla common law e le corti di giustizia ordinarie. Se chiamiamo legalità il rispetto della legge Fiat, allora la cultura del privilegio è la cultura della legalità. Purtroppo le persone si scandalizzano solo per alcuni privilegi, quelli della casta politica e degli amici, ma non vedono i privilegi più importanti, la continua espansione dello Stato, che è consentita dai privilegi legali della stampa di moneta a corso forzoso da parte delle banche centrali, quindi la contraffazione del denaro, e la riserva frazionaria, altro privilegio legale perché è una appropriazione indebita. E le persone non vedono neanche la progressività fiscale, che è la violazione, come abbiamo visto, dell'uguaglianza davanti alla legge. I giornalisti della stampa mainstream si scandalizzano per le leggi ad personam, ma esaltano tutti la Costituzione italiana che, adottando il positivismo giuridico, ha fondato la Repubblica sulla cultura del privilegio. Questi giornalisti si scandalizzano del fatto che determinati privilegi siano stati istituiti, ma non si scandalizzano minimamente per il fatto che sia stato possibile istituirli legalmente, cioè grazie alla legge Fiat e al positivismo giuridico. I primi a dire di voler scardinare la cultura del privilegio, ma poi invece a rafforzarla, sono i politici e più in generale i parassiti, intesi come coloro che vivono di Stato, cioè che per il loro lavoro ricevono un compenso che proviene da un prelievo coatto, cioè dalle tasse, e non da uno scambio volontario. Purtroppo la cultura del privilegio è troppo profonda. Le persone non si rendono conto della distinzione che c'è fra la legalità e la legittimità. Legalità, abbiamo visto prima, è il rispetto della legge Fiat. Legittimità invece è il rispetto della legge intesa nel suo senso originario, cioè come principio generale e astratto valido per tutti e in particolare valido per lo Stato. Abbiamo visto prima che la cultura della legalità è la cultura del privilegio. Allora dobbiamo combattere la cultura del privilegio, cioè combattere la cultura della legalità in favore della cultura della legittimità.
Questo vuol dire combattere la Costituzione italiana che, adottando il positivismo giuridico, ha confuso lo strumento di potere, cioè la legge Fiat, con il limite al potere, cioè la legge, e ha confuso il potere politico con il potere legislativo, e li ha messi entrambi nelle mani della stessa Assemblea, il Parlamento, rendendo in questo modo il potere politico illimitato e il sistema politico totalitario. Il totalitarismo, infatti, è l'assenza di limiti non arbitrari al potere politico. La cultura del privilegio è responsabile della crisi economica e del progressivo impoverimento e decadimento della società. Per combattere la cultura del privilegio non bisogna nominare le persone più competenti, motivate e capaci, ma bisogna sostituire il positivismo giuridico, la legge Fiat, con la legge. Cioè bisogna sostituire lo strumento di potere, la legge Fiat, con il limite al potere, la legge come principio generale e astratto.